E termina anche questa penultima giornata di campionato, poi vabbè, più o meno penultima perché ci sono match da recuperare, se non sbaglio il Locri deve recuperare una, no, il Locri no, deve recuperarne una, beh, il Castrovillari ovviamente, il Saluca ne deve recuperare due, quindi non è terminato il girone di andata per tutte le calabresi, o meglio quasi, però con le partite di mercoledì sì, per diverse praticamente sì. Poi ovviamente faremo anche un po' il riassunto del girone d'andata per tutte le squadre e per quelle che devono ancora recuperare, ragazzi, lo farò lo stesso, ma con un numero di partite che è inferiore perché non posso aspettare il 25 gennaio che recupera la partita in Castrovillari Canicattì, cioè comunque, al di là di questo, una giornata monca per le calabresi perché non si è giocato il derby, rinviato per positività presenti nella formazione dei Lupi del Pollino, però sono ben quattro le gare che abbiamo visto, diciamo. Male, male perché sono una sconfitta pesante, due pareggi rivedibili e una vittoria comunque importante in ottica salvezza. Partiamo dalla sconfitta all'ultimo secondo della Vibonese di Mister Modica, che continua a confermare tanti alti e bassi, una stagione, allora, nell'ultimo periodo molti bassi, devo dire tanti tanti bassi, però la squadra è ancora lì, è in lotta per la salvezza, sì, è in lotta per i playoff, che poi è l'obiettivo stagionale, diciamo. Siamo attualmente quinti a 25 punti, peccato perché questa è una sconfitta che permette al Trapani di salire a quota 23 con una gara in meno, e quindi potenzialmente hanno la possibilità di scavalcarci. Ed è una sconfitta in ottica playoff sicuramente pesante. Poi per come è arrivata, perché la Vibonese aveva raggiunto il pari all'ultimo, al 90esimo, e al 95esimo subisce il gol del 2-1. Evidentemente qualcosa a livello mentale c'è da fare per poter migliorare. E siamo comunque in lotta, lo saremo fino alla fine, quindi questo è l'importante di sicuro. Una sconfitta, come dicevo, pesante nel segno di Musso e Carboni per il Trapani, Sparandeo per la Vibonese. Le formazioni: Trapani che ha schierato un 3-5-2 con Summa in porta, Carboni, De Pace e Gonzales in difesa, Pipitone, Kosovan, Marigosu, Cangemi, Romano, Musso e Mascari. La Vibo invece ha schierato un 4-3-3 con Rendici in porta, Tazza, Caicedo, Bonin e Trajkovski in difesa, De Marco, Balla e Anselmo a centrocampo, con Szymanowski, La Torre e Scafetta davanti. Tra l'altro Trapani che veniva anche dalla vittoria di Coppa di mercoledì 7-0 contro la Cireale, quindi erano anche sicuramente in fiducia. Peccato per i due passi falsi della Lamezia e dell'Locri, perché il Catania oggi ha subito la prima sconfitta stagionale e io me l'aspettavo, devo dire. Adesso, ovviamente, non è che io sia un indovino, però ero quasi sicuro che Santa Maria poteva fare molto bene contro il Catania, tanto che è riuscita a vincere e quindi a ottenere sicuramente per loro una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Ma al tempo stesso, prima sconfitta del Catania, e ancora una volta Catania perde punti, Lamezia e Locri non ne approfittano. E questo avvalora ancora di più la tesi che il campionato lo vincerà il Catania. Ve lo confermo e ve lo ribadisco, al di là della sconfitta, per meriti del Catania, ma soprattutto per demeriti delle altre. Perché, come dicevo, ogni qualvolta il Catania ha perso punti, puntualmente Lamezia e chi per esso non hanno sfruttato l'occasione. E ovviamente qui questo dimostra che non sono all'altezza della prima della classe, 10 punti ancora di distacco, che sono un abisso da colmare. E prima o poi comunque avrebbe dovuto perdere una partita, ragazzi, parliamoci chiaro. Lamezia che, come dicevo, quindi impatta 2-2 in casa contro il Sant'Agata, l'ostico Sant'Agata, che sta facendo molto molto bene dopo la straordinaria scorsa stagione con l'ottimo lavoro di mister Giampà. Quest'anno si sono raccolti i frutti grazie a Vanzetto, che se non sbaglio era il mister o della Juniore o il secondo di Giampà. Comunque era già a Sant'Agata per qualche motivo. Ecco,
Non era sicuramente facile, ma sono altri punti persi importanti al Di Ippolito, dopo aver perso con Locri, aver perso punti in casa in partite con l'Icata, cioè tutti i punti che in casa non si possono perdere, diciamo così. A segno, tra le altre cose, per il Lamezia, Cadili e Silvestri, Vitale e Romeo per il Sant'Agata. Lamezia che ha schierato il 4-3-3 con Mataloni in porta, Miliziano, Silvestri, Cadili e De Luca in difesa, Maimone, Borgia e Cristiani a centrocampo con Alma, Fanguà e Terranova davanti. Risponde il Sant'Agata con il solito 3-5-2 con Curtosi in porta, Casella, Demoleon e Duli in difesa, Morleo, Vitale, Janna, Calafiore, Squillaci centrocampo con Cicirielli e Bonfiglio davanti. Come dicevo, impatta anche il Locri che pareggia 1-1 con la San Cataldese, le due squadre più in forma di questo campionato. Locri che nelle ultime 9 ha vinto 6 partite, ne ha perse, o meglio, ne ha pareggiate forse 3, se non sbaglio, ne ha vinte 6. Comunque, ottimo periodo di forma, 29 punti come Lamezia, secondo posto, si conferma in piena zona playoff. Ed è sicuramente un percorso straordinario considerando che la quota salvezza è di circa 40 punti, circa sui 40 punti. Ecco, il Locri già è a tre quarti dell'opera per raggiungere l'obiettivo stagionale, quindi sicuramente questo, va assolutamente sottolineato. È un punto comunque raccolto in trasferta da prendere con entrambe le mani, sicuramente, considerando, ripeto, la trasferta molto difficile contro una squadra in grande spolvero come quella di Mister Infantino. A segno Cutrona per la formazione di casa, Ficara per il Locri. Una San Cataldese che ha schierato un 3-4-2-1 con Dolenti in porta, Maltese, Calabrese, Brumatti in difesa, Cutrona, Turegia, Cinti, Apostolo, Sebaglione a centrocampo con Tuccio e Zerbo, o meglio, con Apostolo a centrocampo, Baglione e Tuccio dietro Zerbo. Il Locri invece schiera Ianni in porta, Chiri Costa, Vincenzo Aquino, Mbaye, Palermo, Dodaro, Ficara, Carella, Furina e Romero lì. Anzi, Ianni, Chiri Costa, Vincenzo Aquino, Mbaye e Paviglianiti in difesa. Palermo, Dodaro e Ficara a centrocampo, Carella, Furina e Romero davanti. Vince invece il Cittanova in trasferta, terza vittoria consecutiva lontano dal Monreale Proto, che forse porta sfortuna, forse non lo so, a questo punto potrebbe essere quello perché in casa non si è ancora vinto, in trasferta delle ultime tre si è vinto a Marigliano, a Paternò, a Canicattì, in scontri di salvezza veramente, veramente importanti. Cittanova che sale a quota 17, aggancia Santa Maria, o meglio, resta a pari punti con Santa Maria, aggancia il San Luca e si avvicina di un solo punto dalla zona salvezza attualmente occupata da Cireale. È un po' un peccato perché sta giornata, questa vittoria, è come se un po' passasse in secondo piano perché ha vinto il Santa Maria, ha vinto la Cireale, la San Cataldese comunque ha pareggiato, quindi diciamo che la vittoria è importante, ma siamo comunque terzultimi. Era fondamentale però sicuramente riuscire a vincere anche per prepararsi alla prossima partita che sarà un derby contro il Lamezia molto prestigioso e importante con l'obiettivo di chiudere il 2022 in maniera positiva con una vittoria, la prima che sarebbe in casa. Segna il gol decisivo Rao per un Cittanova che sfrutta anche l'errore dal dischetto di Gueye per il Canicattì che quindi cestina l'occasione per poterla permettere alla sua formazione, a quella di Mister Bonfatto, di fare un gol che avrebbe comunque cambiato le sorti della partita. Canicati che schiera un 4-3-3 con Scuffia in porta, che poi verrà anche espulso nel corso della gara. Di Mercurio, Raimondi, Conti e Tedesco in difesa. Scopelitti, Diaz, Scalisi a centrocampo con Fuschi, Gueye e Jezzi davanti. Il Cittanova invece ha schierato Bruno in porta, Gaudio, Condomitti, Boscaglia, Figini, Carubini, Toziano, Ondo, Giannaola, Crocitti e Rao. Quindi schierato Ondo che è appena arrivato, poi è subentrato anche Palma. Quindi i nuovi acquisti si stanno piano piano integrando nel gruppo, nonostante lo stesso mister Raffanello abbia già detto in alcune interviste che la rosa è cortissima e che vuole comunque assolutamente dei rinforzi. Ecco, Fanello, uno che non pretende, però giustamente
lo capisco. Anche l'anno scorso a Paola mi ricordo che non ha avuto mai problemi a dire comunque in maniera abbastanza chiara anche ai giornalisti, diciamo, che la società doveva muoversi sul mercato e andare a prendere dei rinforzi. Quindi è uno che comunque sa il fatto suo, diciamo, un mister sicuramente che sta dando tanto comunque a questo Cittanova e che potrà condurlo tranquillamente alla salvezza, speriamo. Un Cittanova che, come dicevo, si appresta ad affrontare il Lamezia Morale Proto, una partita da tripla, perché il Lamezia viene da un periodo molto altalenante e può accadere veramente di tutto. Torna in campo il San Luca che va di scena in casa dell'Icata, il Dino Liotta, trasferta molto difficile con una squadra in forma che sta facendo un ottimo campionato. Il Locri ospite dell'Aversa, scontro difficile al Comunale, ma l'ultima partita dell'anno, sarà importante cercare di vincerla. La Vibonese ospita il Ragusa, partita sicuramente difficile. Ragusa che vede una sconfitta, quella nell'anticipo di ieri contro il Licata, quindi avrà voglia di rivalsa, ma la Vibo deve vincere in ottica playoff. E a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.